Riprendiamo il tema della scorsa settimana. Finisco il ragionamento sui web service dal punto di vista, diciamo, teorico sulle slide, per poi passare, diciamo, nella seconda metà della lezione di oggi ad approfondire il lavoro pratico di laboratorio, quello sull'Energy Community, no? In cui tra oggi e soprattutto domani cercheremo di dare una buona spinta in avanti, ragionando su quali devono essere i contenuti di quel sito e anche su come realizzarli. Quindi la parte su web service la metteremo poi in pratica poi più avanti, ovviamente quando ci saremo portati a un livello, diciamo così, di funzionalità minima sul sito, andremo a integrare poi e vedremo anche poi in pratica, no, questi web service come li realizziamo. Noi il venerdì ci eravamo lasciati su questa figura che riassume la tipologia di informazione che è contenuta all'interno di un web service descriptor, no? Una descrizione web service, un file WSDL. Il file WSDL avevamo detto venerdì scorso che è composto da due macro blocchi. Il blocco più in alto, che viene qui chiamato descrizione astratta, di fatto definisce l'interfaccia del web service. Quindi il web service è un servizio che gira su una macchina che può essere richiamato da altri. In questa parte descrivo quali metodi offre, queste chiamate operazioni, quante operazioni posso fare agendo, interagendo con quel web service, e ogni operazione di fatto non è altro che uno scambio di messaggi. Quindi ogni operazione viene chiamata porta, no? Questo è port type. Un'operazione, immaginiamo noi che usiamo il linguaggio oggetti, lo chiamiamo metodo, un metodo offerto dal web service. Quindi possiamo avere un unico web service che offre più metodi, più operazioni possibili. Ciascuna operazione è in realtà composta da uno scambio di messaggi, e nella pattern di scambio di messaggi che adottiamo, che è quello dell'RPC, della chiamata remota procedura, ci sono sempre due messaggi. Uno di andata, che di fatto ha lo stesso nome del nome dell'operazione, lo stesso nome del metodo, e uno di ritorno, di risposta, che è un nome con response concatenato. Quindi sono sempre questi due. Nel WSDL sono definiti quindi sia i nomi delle operazioni che i messaggi che compongono ciascuna delle operazioni. Nel nostro caso ci saranno esattamente due messaggi per ogni operazione, perché usiamo sempre il meccanismo RPC. In metodi più, in web service più articolati, che utilizzano uno stile conversazionale, in quel caso potrebbero esserci più di due messaggi per ogni operazione, ma noi non ci siamo lì dentro. I messaggi contengono a loro volta dei dati. Quindi è necessario dichiarare quali sono i tipi di dato contenuti, che siano date, che siano stringhe, che siano testi, che siano strutture, eccetera, eccetera. E quindi questo serve alla parte più alta di questa figura, che definisce quali sono i tipi di dato. A volte sono tipi predefiniti, a volte invece sono tipi definiti dall'utente, dal creatore del web service, e qua sono dichiarati. Questa parte dei tipi, no, è la parte per comprendere la quale dovremmo andarci a studiare l'XSD, no? L'XML schema, che è il linguaggio XML attraverso il quale vengono definiti questi tipi di dati. Come vi dicevo, noi cercheremo di, no, svicolare, bypassare un po' la cosa e cercare di capire il senso senza dover perdere parecchio tempo, perché è un po' complesso, ad andare a studiarci l'XML schema. Questa è l'interfaccia, tutto ciò che ci serve per decidere che cosa deve essere chiamato e quali dati passargli e quali risultati mi posso attendere. La parte invece sottostante, la descrizione concreta, è quella che serve per effettivamente eseguire la chiamata. Quindi io so che voglio chiamare quel metodo, so che c'è un metodo che si chiama così, che riceve questi parametri, dove si trova? Su che macchina, a che indirizzo, a che URL? Ecco, queste sono le informazioni che troviamo nella parte sottostante. In realtà la parte più importante è quella della porta di basso livello, che c'è qui sotto, che di fatto contiene la URI del servizio, mentre invece la parte di binding, come c'è scritto a fianco, dice con
attraverso quale protocollo avviene la chiamata web service, ma nel nostro caso questa parte di binding sarà sempre la stessa perché sarà sempre protocollo HTTP con una chiamata post e un ritorno in XML. Quindi noi sappiamo, abbiamo più o meno accennato al fatto che i web service possono essere, in realtà i messaggi SOAP possono in realtà essere trasportati in più meccanismi di trasporto diversi. Il livello binding serve proprio per specificare quale meccanismo di trasporto. Quindi è un po' come se dicessimo che la parte superiore della USDL mi serve per costruire, impacchettare e spacchettare i messaggi SOAP e la parte inferiore mi serve per trasmetterli questi messaggi SOAP. A chi e attraverso quale protocollo? Quindi sono due parti abbastanza diverse. Vediamo, senza entrare troppo nel dettaglio, un esempio, giusto per avere un'idea di come queste cose poi sono scritte in XML, sapendo che per fortuna noi non dovremmo mai scriverlo questo, nella maggior parte dei casi. Se uno deve lavorare con tipi di dati troppo complessi, tutto questo USDL è generabile in modo automatico a partire dalla classe Java che implementa il web service, anzi in realtà dall'interfaccia alla quale questa classe aderisce, ma questo lo vedremo poi nella pratica più avanti. Allora, qui ipotizziamo di avere un web service che contiene due metodi, sempre parliamo di viaggi, quindi prenotazione alberghiera, un servizio check availability in cui chiedo se una determinata stanza è disponibile, passandogli le date e il tipo di stanza che mi serve, e la risposta del web service è il prezzo a cui posso acquistare quella stanza se la stanza è disponibile, oppure zero per indicare che non ci sono stanze disponibili in quel periodo. E un secondo metodo, tanto per vedere, no, ce ne sono due nello stesso web service, è il metodo operativo in cui effettivamente viene richiesta la prenotazione, e quindi in questo caso è necessario fornire anche nome, indirizzo, carta di credito, tutte le informazioni necessarie per elaborare la prenotazione. Allora, come dicevo, qua adesso sorvolo un po', vado un po' rapidamente proprio perché non voglio soffermarmi sulle singole istruzioni. USDL è un file XML che è contenuto all'interno di un tag description. Poi non mi soffermo qua su tutti i dettagli relativi ai namespace perché in realtà si intersecano due tipi di nomi di spazi dei nomi diversi, che rende complicata la cosa, ma non ci interessa. Ci interessa il contenuto di questo file, il contenuto di informazione. Allora, innanzitutto abbiamo detto, partiamo mentalmente dall'alto verso il basso, i tipi di messaggi. Allora ci serve definire il tipo di dato e attraverso questi tipi di dato poi costruiremo il messaggio, perché il messaggio di fatto incapsula un tipo di dato. È necessario definire sia il messaggio di andata, quindi ad esempio check availability, sia il messaggio di risposta, check availability response, oltre all'eventuale messaggio di errore nel caso in cui, dobbiamo sempre poterlo prevedere, nel caso in cui l'elaborazione della richiesta abbia portato ad un errore. E quindi in questo caso, senza leggere tutte le righe, dicevo, ma c'è un elemento name uguale check availability, nome del messaggio, il cui tipo di dato è t check availability, e questo tipo t check availability è composto da tre sottoelementi, check in date, check out date, room type, rispettivamente di tipo data, data e stringa. Questa è la sintassi XML schema, XSD, per definire una struttura di tre campi, due date e una stringa, che si chiama check availability. Quindi definisce un elemento che è di un certo tipo, e questo tipo è una sequenza di altri elementi. È un messaggio un po' prolisso, è un linguaggio un po' prolisso, ma di fatto è come definire un oggetto con tre variabili private. Gli altri messaggi sono più semplici, quindi il primo messaggio conterrà un tipo composto, gli altri due messaggi sono più semplici perché check availability response, se tutto va bene, mi restituisce un numero double, quindi il prezzo, non c'è bisogno di definire tipi di dati, strutture dati, e l'invalid data error restituisce una stringa che conterrà il messaggio d'errore.
Quindi all'interno di questo types definisco i tipi di dato che di fatto sono il contenuto dei messaggi. Saranno il contenuto dei messaggi. Messaggi che definisco subito dopo, in cui, vediamolo subito, questi due messaggi come li abbiamo incapsulati. Abbiamo definito una interfaccia, interface, che è il nome di un servizio a questo punto, no? L'effettivo servizio che mettiamo a disposizione. Reservation interface. Questa interfaccia offre una operazione, che è la check availability. Lasciamo stare, come sempre, tutti i namespace che ci sono e servono. Questa check availability è un'operazione che viene chiamata attraverso un metodo, questo pattern, chiamato in-out. Quindi messaggio di andata e messaggio di risposta. Qui sono predefiniti una serie di meccanismi, tipologie di conversazione di cui noi useremo, come dicevo, sempre la stessa. E questo in-out è fatto da due messaggi, un messaggio di input e un messaggio di output. Il messaggio di input è di tipo check availability e qua mi collego al tipo di dato che ho definito prima. Prima ho definito un tipo di elemento che si chiamava check availability, adesso qui sto dicendo che il messaggio di input relativo all'operazione check op, check availability, è proprio quell'elemento check availability. E il messaggio di output, di risposta che mi aspetto per quel tipo di operazione, è check availability response. Quindi poco per volta definisco le cose e le vado a riprendere. Sembra di dire 6 volte la stessa cosa, perché ho detto il tipo di dato, poi il tipo di messaggio, poi il tipo di operazione. Purtroppo sono livelli uno sull'altro che arrivano a costruire il servizio. Ovviamente c'è anche il tipo di messaggio in vari data fault che corrisponde a un tipo di dato in vari data error che noi sappiamo che è semplicemente una stringa, contiene semplicemente una stringa. Quindi questo è il livello a cui si definisce l'operazione. L'operazione, definisco il pattern di utilizzo in-out, e in-out richiede di definire due tipi di messaggio, uno di input e uno di output. E fin qua abbiamo finito l'interfaccia, no? Solamente con l'informazione che abbiamo visto finora io sono in grado di costruire, no, il file SOP, la richiesta SOP, per chiamare quel messaggio e di costruire il messaggio di risposta. Adesso arrivano i dettagli di chiamata. Dettagli di chiamata che passano da due livelli, quindi il binding e il service vero e proprio. Il binding è ciò che spiega come, no, concretamente inviare i messaggi che sono stati definiti all'interno dell'interface. Quindi l'operation ha fatto i due messaggi, questi due messaggi come li mando? Dicevo, per noi questo è abbastanza standard, si fa essenzialmente riferimento a dei binding predefiniti, qui vedete questa riga, WSOA protocol bindings HTTP, no? Quindi dice, questi messaggi vengono spediti attraverso il protocollo HTTP e un meccanismo di scambio messaggi di tipo response, request response. Entrare nei dettagli di questo richiederebbe di andare a studiare quali sono tutti i tipi di meccanismi di scambio messaggi, come dichiararli, ma come vi dicevo, nel nostro caso il binding è una cosa quasi scontata, no? Di fatto è sempre dello stesso tipo. Mentre invece l'informazione che per noi ha più significato è il service, cioè il collegamento attraverso il binding a uno specifico indirizzo. Quindi di questa videata ho messo in grassetto quest'ultima riga che si chiama e che contiene l'indirizzo HTTP al quale devo mandare il messaggio di richiesta per aspettarmi, no, il messaggio di risposta, per ottenere in cambio il messaggio di risposta. Se poi guardate, se avete voglia di sfogliare con più calma e con una luce migliore di questa, io ho cercato in queste slide di colorare con uguali colori
richiamare con uguali colori le informazioni che via via sono collegate l'una all'altra in questi file. No? Per cui vedete che questo indirizzo è indirizzo di che cosa? È di un certo binding, un indirizzo relativo a un certo binding che si chiama TNS Reservation Swap Binding. Questo binding, dove lo che cos'è? È relativo a una certa reservation interface. E quindi se andate all'indietro, no, cercando i colori uguali, trovate la catena, no, di riferimenti incrociati. No? Si parte dall'indirizzo web, poi si arriva al binding, poi si arriva all'operazione, poi si arriva ai messaggi, poi si arriva al tipo di dato. Sono tutti concatenati, sono cose che si chiamano più o meno tutte nello stesso modo, ma una è il servizio, l'altra è l'interfaccia, l'altro è il messaggio, sono tutti elementi, componenti diversi. Sono punti di snodo. No, sono tutti punti in cui uno volendo potrebbe intervenire e personalizzare, modificare il comportamento. Noi abbiamo, diciamo, a monte preso una scelta di semplicità e quindi ci interessa essenzialmente quali sono i metodi e qual è l'indirizzo a cui chiamarli. Tutto il resto per noi sarà sempre uguale, ma in generale il USDL ci permette di definirlo in modo flessibile. Vabbè, questo è un riassunto degli elementi di cui è composto in generale un file USDL. Se noi dovessimo richiamare un web service, ci basta avere il file USDL e quello contiene tutta l'informazione necessaria a poter chiamare quel servizio, sia in termini di tipi di dato, di metodi da chiamare, sia soprattutto in termini di indirizzo web da richiamare. Quindi di fatto questo USDL è il contratto, in un certo senso, a livello di scambio di protocollo, tra il fornitore del web service e l'utilizzatore del web service. Io produco un web service, implemento questo servizio e ti descrivo in un file USDL quali sono le modalità per fruirne. Tu vuoi richiamare il mio web service, ti pubblico il USDL, ti scarichi questo USDL e attraverso questo hai tutte le informazioni, ti puoi generare automaticamente anche il codice per fare la chiamata, incapsulare il messaggio e così via. Se io volessi spostare questo web service da una macchina a un'altra, per dire migrare il deployment del web service, ovviamente dovrò modificare il USDL, perché il USDL all'interno contiene anche gli indirizzi. Però la parte alta, no, non viene modificata, non viene toccata, il tipo di dato, il tipo di messaggi non viene modificata. E questo significa che semplicemente il client che mi richiama dovrà semplicemente scaricarsi una versione aggiornata del USDL e sarà in grado di chiamare lo stesso web service nella macchina nuova su cui si è spostata. Quindi è uno strumento di flessibilità abbastanza profondo. È chiaro che se nel momento in cui io dovessi cambiare l'interfaccia, cioè aggiungo un metodo, ne tolgo uno, cambio i tipi di dato, si riparte da capo praticamente. Quindi la parte più critica è definire bene l'interfaccia. Poi il deployment, cioè su quale macchina effettivamente gira questo e come avviene la chiamata, si può cambiare più volte e decidere in un secondo momento, ma l'interfaccia si cerca di renderla la più stabile possibile e quindi la più generica possibile. Ciò che non abbiamo visto, non c'è scritto da nessuna parte, è la password per accedere a questo web service. Cioè, qui si dà per scontato che se io ti mando un messaggio SOAP a quell'indirizzo web, tu mi faccia e mi risponda. E a questo livello si ferma lo standard dei web service. Se io voglio un livello, ad esempio, di sicurezza, no? Quindi permetto di fare le chiamate solamente a chi ne ha il diritto e posso agire in vari modi, ma o sopra o sotto il web service, non dentro il web service. Sotto vuol dire, ad esempio, blocco a livello di rete, a livello di firewall, oppure a livello di protocollo HTTP, quindi server web, blocco gli indirizzi e definisco chi può fare la chiamata, quindi permetto di fare delle chiamate solamente dall'interno della mia azienda, ad esempio. Oppure a livello superiore, a livello applicativo, in quei campi, che a questo punto sono i parametri dei metodi, ne aggiungo uno o due che saranno l'username, la password, oppure tipicamente una chiave crittografica che ti ho fornito in fase di registrazione, che ti identifica e quindi mi permette di fornirti il servizio.
ma a questo punto è l'applicazione che se la va a controllare questa chiave crittografica. Il web service di per sé risponde sempre, non ha al proprio interno nessun meccanismo di sicurezza, di garanzia, no? Anche solo di accounting, quante volte è stato chiamato. No? C'è un limite massimo di 10 volte al giorno, puoi chiamare un servizio gratuitamente, se lo vuoi di più devi pagare. Sono tutte soluzioni che in un mondo enterprise sono necessarie, perché non è che metti web service così a iosa e tutti li possono usare, magari contengono dei dati importanti o delle informazioni importanti, però non sono state standardizzate queste cose, o meglio sono state standardizzate troppe volte, ci sono troppe proposte in giro, non del tutto compatibili l'una con l'altra, quindi ogni volta di fatto si riparte abbastanza da capo. Questo fa sì che lo strumento del web service sia molto usato nella integrazione all'interno della stessa azienda, perché comunque ho una rete locale e di sopra mi fido di me stesso, e invece stenti un po' a decollare come strumento generico, no, di interazione tra sistemi diversi. Ok, l'ultimo ingrediente, ma che per i motivi di cui vi stavo parlando esiste ma è poco importante, ma lo sentite citato in tutti, diciamo così, i libri o gli articoli che parlano di web services, è un altro standard che si chiama UDDI, Universal Description Discovery and Integration, nome che sembra voler dire tutto. L'idea che stava dietro a questo standard qual era? È che se al mondo cominciano a spuntare come funghi i web service, da qualche parte deve avere un meccanismo per trovarli, per facilitarmi il loro reperimento. Quindi ciascun web service ha un suo WSDL, però immaginate che in giro per il mondo ci siano 10.000 WSDL diversi e voi dovete trovare quello che fa il vostro caso. Allora l'idea è stata, a suo tempo è stata l'idea di Microsoft, perché l'UDDI è uno standard che hanno iniziato a proporre loro, facciamo una registry. Facciamo un elenco da qualche parte in cui quando tu vuoi pubblicare il tuo web service, il WSDL me lo mandi e con un po' di descrizione di contesto, e quindi chiunque voglia chiamare il tuo web service va prima a interrogare la mia directory con qualche criterio, per parole chiave, per tipi di dati scambiati o quello che sia, in base a tutti i campi che sono stati caricati, e come risposta ha i riferimenti, i link ai tutti i WSDL dei servizi che soddisfano i criteri di ricerca. Quindi UDDI è stato pensato come strumento di ricerca di web service. Non ha avuto un grande successo, no? Proprio perché lo scenario in cui ho decine di offerte di web service da parte di aziende che non conosco e mi sia effettivamente sufficiente dare un'occhiata al WSDL per A, capire se il servizio fa il caso mio, e B, poterlo effettivamente chiamare, ecco, questo è un scenario non realistico. Perché se io vedo solamente i metodi che mi offre, vabbè, devo poi capire un attimo cosa fanno questi metodi, dovrò leggere un po' di documentazione, un po' di spiegazione su ciò che fanno davvero. Se vedo un metodo che mi dice, non so, facevamo l'altra volta l'esempio delle previsioni del tempo, mi serve un punto rispetto al quale fare le previsioni, questo punto cos'è? Longitudine e latitudine, in che forma, in che unità di misura, è un nome di una città? È il nome di una regione, è un identificativo preso da qualche altro elenco, sono tutte possibilità, devo un attimo capire quale. Quindi non è così facilmente intercambiabile un web service a un altro solamente guardando il WSDL. È vero che se ho il WSDL il codice per chiamare il web service è facile, si genera in automatico, ma i valori numerici che ci metto dentro quella chiamata li devo aver pensati come programmatore, quindi devo essermi studiato quel servizio nello specifico. Quindi non è
sufficiente del tutto trovare VSDL e poi in modo automatico scegliere l'uno oppure l'altro in modo indifferente, no? Bisogna capire se accettano gli stessi dati nello stesso modo. La seconda difficoltà è che avendo solo VSDL, come vi dicevo, poiché non c'è all'interno del web service un meccanismo di autenticazione, normalmente se ho VSDL non lo posso chiamare web service senza far null'altro, dovrò probabilmente seguire una procedura di registrazione, registrarmi, insomma, anche online, anche in modo molto semplice, stipulare una sorta di contratto. Questo contratto avrà delle clausole di servizio, mi darà il numero minimo, massimo di chiamate, le garanzie da parte loro, i vincoli da parte mia. Allora a quel punto poi potrò fare la chiamata. Quindi l'utilità di una directory di questo genere, che dovrebbe tendere a snellire e in parte anche automatizzare la scelta di un web service che fa il caso mio, in realtà è molto limitata da questi due fattori, no? Che richiedono comunque un intervento umano sia per guadagnare, sia per comprendere il servizio, se è veramente quello che fa il caso mio e quali dati devono essere popolati, sia per guadagnarne l'accesso, quindi per guadagnare il diritto a poter fare queste chiamate. Tenete presente che anche nei servizi web che siano gratuiti, più avanti vedremo ad esempio come interagire con alcuni servizi offerti da Google, sono quasi tutti gratuiti, ma sono gratuiti con un limite massimo al numero di chiamate giornaliere o mensili, a seconda delle caratteristiche del servizio, perché oltre quella soglia tipicamente si passa a un servizio a pagamento. E quindi non accettano quasi mai, quasi nessun web service accetta una chiamata anonima, no? Da cui non possa poi tracciare chi è stato il chiamante, no? Quindi nel caso di Google, ma quasi tutte le applicazioni vi danno una cosiddetta API key, una chiave per l'API, una chiave per l'interfaccia, che è una stringa di testo che fate di registrazione, ottenete e poi ad ogni chiamata dovete ripresentare per far vedere che siete voi. Quindi, vabbè, qui c'era tutto l'esempio del protocollo di chiamata, ma come dicevo è una possibilità più teorica che pratica. Quindi questo è l'argomento alla fine del discorso che ci mancava su web service. Come dicevo, dobbiamo aspettare ancora una decina di giorni prima di poi vedere in pratica queste cose come le realizziamo e quindi riuscire a integrare due siti. Ecco, adesso invece come avevo anticipato nel tempo che ci rimane, nell'oretta scarsa che ci rimane, riprendiamo a ragionare del nostro lavoro pratico. Iniziamo ora, finiremo domani, continueremo domani e proviamo a condurre insieme. Allora, io ho qualche idea, me la sono fatta, me la sono scarabocchiata qui, però già la settimana scorsa dicevamo, se vi vengono delle idee, se avete delle pensate, oggi e domani è il momento di condividerle, in modo da poter fare insieme la fase cosiddetta di analisi e in parte anche già di progettazione del nostro sito. Quindi noi avevamo ragionato un pochino sul modello dati, ci manca una parte, no? In quel modello dati, riguardandolo ieri, manca la parte relativa ai post, alla comunità, ai messaggi scambiati che era descritta nella vision, ma non era implementata nel database, quindi mancavano un paio di tabelle. Ma poi ne mancheranno molte altre di tabelle e purtroppo lo scopriremo solo andando avanti, quando ci accorgeremo delle funzionalità che ci mancano. Quelle sono le tabelle essenziali perché raccolgono il modello dati su cui lavora il sito. Poi serviranno probabilmente delle tabelle in più per informazioni un pochino più, diciamo così, meno importanti, meno critiche. No, ad esempio, che ne so, se vogliamo permettere di personalizzare la lingua, personalizzare il colore, allora ci dovrà essere una tabella con gli schemi di colore, una tabella con le lingue supportate. Ma sono dettagli rispetto, no, ai veri dati che il sito deve gestire, no? Tabelle più di servizio che non di reale contenuto. Allora, invece quello che vogliamo fare adesso è provare a passare da
una bella paginetta, più o meno convincente, ha un'idea di come deve essere fatto il sito. Come deve essere fatto il sito significa due cose, macro. Una è quali sono i percorsi di navigazione e l'altra è come sono fatte le pagine, la singola pagina all'interno di un percorso di navigazione. Quindi noi dobbiamo immaginarci il sito che offre certe funzionalità, queste funzionalità sono accessibili seguendo certi percorsi, certi link. E poi quando, e quindi questo percorso è fatto di tante pagine intermedie, ciascuna è fatta in un certo modo. Avrà certi contenuti. Facciamo questo, iniziamo a fare questo esercizio, ma sempre in modo top down, no? Partendo dal generale, aggiungendo via via dettagli. E dettagli che continuiamo ad aggiungere porteranno poi a un certo punto a dire va bene, questa pagina ha bisogno di un controller, ha bisogno di una vista, ha bisogno di un Bing o due, ha bisogno di accedere al database, fare questa query, questo sarà il punto d'arrivo, diventa già il progetto questo, no? Quindi di fatto sfumiamo dall'analisi, quindi vediamo come può essere fatto, al progetto, vediamo, decidiamo come realizzarlo. Finora, nella prima parte, cerchiamo di non preoccuparci ancora del progetto, quindi di come realizzare le cose. Se c'è un controller, c'è una vista, c'è un Bing, c'è una query, lasciamo un attimo da parte. Sappiamo che sono queste cose, ma per ora concentriamoci sul sito così come viene percepito dall'utente. Quali sono le... provo a chiamarle videate, non più pagine, cioè le cose che l'utente vede. Poi magari una videata è fatta sotto da quattro pagine diverse, perché a seconda dei casi, a seconda che l'utente vada un po' avanti o un po' dietro, in realtà sono viste diverse che intervengono. Oppure viceversa c'è un'unica vista che viene usata in cinque modi diversi, per l'utente sono cinque cose diverse, in realtà la vista, la view è una sola. Questo ci arriviamo dopo. Adesso cerchiamo di vedere quali sono le funzionalità percepite dall'utente. Quindi una mappa un po' ad alto livello del sito. Allora, per farlo possiamo aiutarci innanzitutto dobbiamo definire quali sono le funzioni offerte dal sito. Nella vision statement si parla in generale. Ah, l'utente può fare dei post, può scrivere queste cose. Noi dobbiamo decidere poi in concreto, ad esempio l'utente può scrivere un post, allora quando, chi, se è loggato oppure anche se non è loggato, lo può scrivere, lo può anche modificare, lo può anche cancellare, lo può ricercare, ha una funzione di ricerca, non ce l'ha, quando li visualizza come, in ordine cronologico, normale, inverso, può scegliere lui, sono tanti dettagli, tutte le cose che si possono fare. La domanda è: la specifica funzionale di un sito raccoglie tutte le funzioni che si possono richiamare dal sito, quindi tutte le cose, detto in termini pratici, che si possono fare, che l'utente può fare sul sito, divise chiaramente per gruppo, no? Allora io provo a creare qui una nuova specifica funzionale, o chiamiamola analisi funzionale, così ci ricordiamo che siamo nella fase di analisi. Si legge? Io sto usando un programmino gratuito che si chiama FreeMind, che serve per costruire le cosiddette mind map, delle mappe mentali, no? Degli alberi, delle gerarchie. Però utile perché poi permette facilmente di spostare le cose avanti e indietro, come fosse un outline, no? Di un documento testuale. Allora, questa analisi funzionale, perché poi ci sono una serie di caratteristiche poi non funzionali, che sono quelle più architetturali, ma non ce ne preoccupiamo per il momento. Aggiungiamo, dov'è il... aspetta che... più. No. È un po' che non la uso. Insert. Dov'era? Scusate, new child, ecco.
Allora, proviamo a ragionare su quali, aiutatemi anche voi intervenendo liberamente, quali sono le macro funzioni che il nostro sito dovrà avere. Andiamoci a rileggere, magari facciamolo velocemente, cosa dicevamo qui, perché non lo stiamo reinventando da zero, eh? Stiamo mettendo ordine in quella che era una paginetta di testo. Allora, una funzionalità che sicuramente dobbiamo fornire è quella della gestione degli utenti. Una macro funzione, un'area funzionale. La gestione utenti a sua volta vuol dire utenti del sito e anche le aziende registrate. No? Perché questo sito, ricordiamoci che ci possono lavorare degli utenti, ma gli utenti appartengono ad aziende e quindi avrò delle funzionalità per registrare degli utenti, ma anche per registrare delle aziende. Allora, proviamo a entrare nel dettaglio della parte sugli utenti, che è quella più standard, quella più facile da capire, così poi ci alleniamo per fare le altre parti che sono più specifiche. Gli utenti del sito, quali sono le funzioni che devono poter fare? Devo fare la registrazione, di un nuovo utente, poi devo fare il login di utente registrato, poi devo eventualmente eliminare un utente, poi potrò eventualmente voler modificare i dati del profilo di un utente. Se ci pensiamo a tutte le cose che possiamo fare, non possiamo pensarci, non può venirci in mente più tardi, dobbiamo pensarci prima per bene, perché poi ciascuna di queste cose dovremo inventare dove infilarle nell'interfaccia grafica, dove metterle. Qui non c'è ancora scritto se la modifica del profilo dell'utente ha un tastino edit vicino al nome oppure c'è una pagina a cui si arriva solamente in un modo particolare. Non abbiamo ancora deciso, ma sappiamo che questa cosa dovrà essere fatta. Poi decideremo come arrivarci. Non abbiamo neanche deciso, ad esempio, chi può fare queste operazioni. L'eliminazione utente. Ciascun utente può eliminare se stesso? Può eliminare altri? Solamente l'amministratore del sito può cancellare gli utenti? Il responsabile di ciascuna azienda può inserire e cancellare gli utenti dell'azienda? Boh, è tutto da decidere ancora. Quindi non abbiamo ancora deciso né il percorso di navigazione, quindi dove si attivano queste funzioni, né ancora i permessi, chi può attivare quale azione. Sappiamo solo che queste azioni ci devono essere per forza. E poi andremo avanti. La stessa cosa sulle aziende, ci sarà una registrazione. Nuova azienda, ci sarà, opla, pardon. Ci sarà registrazione di una nuova sede di un'azienda, poi dopo, quindi la registrazione, creare nuove informazioni. Poi abbiamo modifica dati di una sede, è uno, modifica dati azienda, fa bagno, modifica dati sede, dove attenzione che i dati dell'azienda e i dati della sede comprendono anche, sono legati gli utenti d'azienda, perché abbiamo visto nel modello dati che un utente appartiene a un'azienda e a una sede e ogni azienda ha un responsabile di azienda e ogni sede ha un responsabile di sede. Quindi, tra cui, se vogliamo metterlo come dettaglio, tra cui responsabile di azienda. E quindi qua
mettiamo tra cui il responsabile di sede. Quello che nel database era chiamato il main user, no? L'utente principale. Quindi quando io registro un nuovo utente, me lo aggiungo anche qua come parentesi, specificando l'azienda e la sede. Quindi non sono solo i dati dell'utente, ma ci sono anche le relazioni tra utente e azienda. Cosa che nel database sono separate, sono un'entità separata, no? Una relazione tra l'utente e l'azienda. Qui le dobbiamo mettere, decidiamo poi se mettere solamente nella parte di editing dell'utente o nella parte di editing dell'azienda o in entrambi i posti. Però quando pensiamo modifica il profilo dell'utente, non è solo i dati specifici di quell'utente, ma comprendono anche le relazioni a cui quell'entità utente partecipa. Che poi siano editati dal lato utente o dal lato azienda, lo possiamo poi anche decidere in un secondo momento, oppure in entrambi. Se fosse un e-commerce, il carrello sarebbe un'altra cosa. Qui non ricadrebbe sotto gestione utenti. No? No, qui siamo sulla macro funzione gestione utenti. Quindi le informazioni statiche che dicono a un certo punto, facendo la fotografia del database, chi c'è registrato, chi ha l'accesso e chi può fare che cosa. Poi ci saranno altre macro aree. No? Nel caso di un carrello sarà una gestione acquisti. Dentro la gestione acquisti metteremo... aggiungi il prodotto, elimina il prodotto dal carrello, calcola i totali, eccetera, eccetera. Ok, nulla toglie che poi dal profilo dell'utente non si possa arrivare ai carrelli e agli ordini che lui ha salvato in passato. Certo, ovviamente sono collegate le cose. Allora, gestione utenti, boh, più o meno, no, di fatto serve per popolare quelle tabelle. Poi andiamo a leggere, il sito vuole fornire all'azienda possibilità di gestire informazioni energetiche, fin qua non ci dice nulla di utile, no? Strumenti di monitoraggio e controllo degli asset energetici interni o di variabili esterne. Il fatto che siano interni e esterne è una complicazione che però non ha impatto sull'interfaccia utente, l'utente deve solo sapere quali sono i sensori. Poi che questi sensori siano interni oppure provengano da web service remoto, a livello di front-end non lo vedo. Chiaro che mi cambia la vita quando implemento il sito, ma... il sito dovrà essere rivolto a aziende di dimensioni medio-grandi, per cui si presuppone una distribuzione in più sedi, e questo l'abbiamo visto, l'abbiamo già previsto. Una priorità di operatori responsabili interessati a vario titolo. Va bene. E poi in realtà il tutto è scritto qua. In un'organizzazione multisede risulta essenziale la collaborazione tra diverse figure responsabili e si dovranno integrare delle dinamiche sociali, tra le quali piattaforme di condivisione e così via. E qui in questo modello dati abbiamo già pensato di fatto cosa può fare l'utente e il modello dati già lo implementava in parte. Cioè questo utente alla fine dovrà visualizzare degli indicatori. Indicatori che possono essere un numero testuale oppure un grafico, cose più o meno fantasiose. Quindi di fatto l'utente cosa può fare? L'utente può creare, definire dei pannelli informativi, dei cruscotti, no? Spesso si usa il termine dashboard, cruscotto, per queste cose, dei pannelli in cui lui ha sotto controllo una serie di indicatori. Di questi pannelli ne può definire di vari e ciascun pannello di fatto sarà l'insieme di più indicatori. Tra questi indicatori ce n'è uno particolare che è la bacheca, no? Che è un indicatore di fatto che inserisco all'interno di un cruscotto e dentro questa bacheca ci saranno i post, ad esempio, no? Quindi questo vuol dire che io sto parlando almeno di tre entità diverse, tre cose diverse da gestire, di cui prevedere le funzionalità di gestione. I sensori, che qualcuno deve definire, e a questo punto, una volta che sono definiti, tutti gli altri possono pescare e usare. I post,
i messaggi scritti in bacheca, e i pannelli, i cruscotti, che andranno ad ospitare le due cose precedenti. Ok? Quindi abbiamo prima, aggiungerei una gestione sensori. La gestione sensori che cos'è? È una parte di funzionalità che serve per definire un nuovo sensore che mi permette di modificare un sensore esistente, elimino il sensore e il nuovo sensore, diceva da qualche parte il testo, deve essere localizzato, relativo, diciamo così, ad una specifica sede. Il sensore misura il consumo elettrico, misura la temperatura, misura il numero di persone presenti di quella sede o di una stanza di quella sede, ma è sempre legato a una sede specifica, visto che sono parametri energetici ed ambientali. Qui non lo stiamo ancora dicendo, però a me viene già in mente che chi può definire un nuovo sensore è solamente o il responsabile della sede o il responsabile dell'azienda, che definisce sulla base di che cosa è stato installato effettivamente quali sono i sensori. E ci dirà anche quel sensore lì da dove lo pesca il valore, no? Nel database abbiamo una tabellina di sensori, va bene. E quindi sono solo i responsabili che vanno a modificare questo tipo di gestione. Mentre invece abbiamo la gestione cruscotti, in cui qualsiasi utente può creare un cruscotto, può, non qua, aggiungi sensore a cruscotto, rimuovi sensore da cruscotto, riordina sensori nel cruscotto. E poi può anche se si modifica le proprietà del sensore nel cruscotto. Se metti che un sensore lo possa visualizzare o in formato testo o in formato grafico, oppure che mi faccia vedere i watt oppure i kilowatt, magari ha delle proprietà sue, no, delle impostazioni, dei parametri specifici, non del sensore, perché il sensore è quello il dato che mi dà, ma specifici della visualizzazione di quel dato del sensore quando lo metto all'interno di quel cruscotto. Quindi magari posso avere un cruscotto più generale che mi dà il dato medio dell'ultima ora delle 5 stanze, e poi un altro cruscotto che invece della prima stanza mi dà il dato medio degli ultimi 5 minuti, non dell'ora. Quindi il sensore è lo stesso, ma l'ho inserito in due cruscotti diversi con dei parametri leggermente diversi. Quindi queste proprietà, normalmente lo creo un nuovo. Mi sto già tradendo, perché sto già immaginando come l'utente farà queste cose. No, però un pochino dobbiamo guardare avanti, anche se stiamo andando in modo top down. L'utente prende un sensore e dice aggiungilo, poi una volta che l'ha aggiunto le modifica l'impostazione. Se no, normalmente no. Mi immagino qualcosa tipo, no, avete presente l'home page personalizzata di Google, in cui posso aggiungere, ma ci sono molti siti in cui puoi aggiungere i vari widget, lo aggiungi e poi una volta che ce l'hai sopra, clicchi su impostazioni, lo puoi modificare, lo puoi spostare, eccetera. Poi cosa ci manca? Ci mancano i post. La gestione della bacheca significa essenzialmente visualizza i post o scrivi nuovo post, nuovo messaggio.
Poi dovremo decidere se visualizza i post è una funzionalità separata dal resto, oppure, come lasciava intendere un pochino l'analisi dei dati che c'erano sul documento che abbiamo elaborato la settimana scorsa, oppure se la visualizzazione dei post è una specie di sensore, ma diventa un oggetto che posso mettere nelle bacheche, nei cruscotti. Allora, in questo caso, visualizza i post significa inserisci un nuovo, tra virgolette, sensore, che è il sensore che sente i post, anziché sentire la temperatura. Che forse, se riusciamo a generalizzarlo così, è un pochino più facile, riusciamo a rendere cose versatili. Quindi possiamo dire, aggiungi un sensore al cruscotto, che è un sensore ambientale, oppure sensore di post, e quindi corrisponde a questo. Ho scritto visualizza i post. Visualizza i post vuol dire una funzione, me li fai vedere. In realtà noi potremmo decidere, ad esempio, se offrire o no una funzione di ricerca, se offrire o no una funzione di filtro. No, avete presente le bacheche, in cui hai la bacheca di Tizio e puoi vedere o solo quello che ha scritto Tizio oppure quello che hanno scritto tutti su quella bacheca. Quindi noi possiamo qua immaginare eventualmente nella funzione di visualizzazione dei post un filtro. Quindi lo metto come sottofunzione, i post mostrati, per chi? Per l'utente, cioè i miei, per la sede, quelli, i post relativi inviati dagli utenti della mia sede oppure dell'intera azienda. Potrebbe essere un filtro tra livelli, solo i miei, quelli della mia sede, cioè i post condivisi da altri utenti che siano anch'essi appartenenti alla mia sede, oppure i post condivisi da tutti gli utenti appartenenti all'azienda. Manca una funzionalità, che sono i post condivisi da Pino, no? Cioè trovare i post condivisi da quell'utente specifico, qua non c'è, non l'ho scritta. Richiederebbe qualcosa in più, perché richiederebbe fare la ricerca degli utenti, eccetera. Se avete voglia la potete aggiungere, o magari. Quindi questa è una sottofunzionalità della visualizzazione dei post. Scrivi nuovo post, è facile. Qui il livello di visibilità dei post è implicito, non è privato o pubblico, ma perché tutti i post, come diceva il documento, sono visibili a tutti gli utenti della stessa azienda. Visibili potenzialmente non vuol dire che li vedono, perché se mettiamo il filtro magari l'hanno impostato alla sede e quindi tu sei utente di una sede diversa e in quel momento non vedono i tuoi post, ma se vogliono li possono vedere, quindi dal livello della privacy è predefinito. Io semplicemente scrivo e tutti quelli della mia azienda della stessa sede o di sede diverse possono vederli. Cosa manca? Questo qui come facciamo? Ci viene in mente qualche cos'altro che possa essere utile in questo sito? Logout dell'utente. Login utente registrato, certo. Logout. La parte sui sensori è ancora un po' vaga, perché non sappiamo ancora in realtà come vanno popolate queste tabelle. Ma dobbiamo definire i ruoli degli utenti. Sì, ma non è un requisito funzionale, no? Un requisito di sicurezza, lo facciamo a parte, non sono funzionali, cioè, dobbiamo, io già nel database avevo un'ipotesi,
andiamo a marcarlo. Sì, c'era un'altra. Sì. Ma magari gli interessa, no? Per suo interesse magari fa parte del, però a questo punto esulano un po', fa parte degli obiettivi suoi, del suo reparto, quello di ridurre. Vabbè, se dimentica la luce accesa, no? Lo può vedere, lo può sapere. Chiaro che non è detto che interessino a tutti, no? Infatti la premessa del sito era mettendo a disposizione degli energy manager gli strumenti di monitoraggio e di controllo. Quindi parte da lì, sono le persone più interessate, quelli che hanno un certo tipo di responsabilità energetica. Quello è un dato dell'utente, fa parte del profilo utente. Cioè, quando io creo un nuovo utente, allora ragioniamo su questi utenti. Gli utenti li possiamo qualificare per ciò che fanno, no, le cose che, e per, soprattutto in questa fase ci interessa per che cosa possono fare, quali sono i privilegi di ciascun tipo di utente. Allora, io quando avevo fatto il database, adesso vediamo se riesco a aprirlo in un tempo ragionevole, mentre si apre parliamo, io avevo già pensato alcuni ruoli, no, normalmente quando si pensano siti di questo genere, faccio prima aprire il dump, quando si pensano siti di questo genere c'è sempre a livello di database un disaccoppiamento tra gli utenti e le funzionalità. E si passa attraverso una rappresentazione intermedia che è quella dei ruoli. Quindi può essere più o meno complicata questa cosa, ma di fatto dici: questo utente ha questi ruoli. A ciascun ruolo, che sono un elenco di nomi, un elenco di medaglie, no? Di patacche che tu dai all'utente nel momento in cui lo registri, e poi in funzione delle medaglie che hai può accedere a certe funzionalità. Per cui la funzionalità tal dei tali elimina sede. No? Il controller che fa l'elimina sede, come prima cosa deve dire: l'utente attuale possiede il ruolo gestione sedi? Se sì, vai avanti, se no blocca l'azione. No? Quindi ci sono diversi livelli, non è detto che siano livelli gerarchici dall'alto al basso, ma potrebbero anche essere, diciamo così, capacità, no? Potenzialità indipendenti. Ogni utente ha un insieme di queste capacità. E poi le funzionalità sono accessibili solamente, dice, ciascuna funzionalità si dichiara chiaramente quali sono quelle accessibili, quali sono, diciamo così, le caratteristiche minime dell'utente che deve poter accedere a quella funzionalità. Io da qualche parte avevo role, eccolo qua, io avevo questa riga 158, nel database, lo faccio vedere direttamente in SQL solo per velocizzare la cosa, mi ero già immaginato, ma possiamo ridefinirlo, che gli utenti possano appartenere a quattro ruoli diversi, e li ho pensati come ruoli gerarchici, nel senso che un utente che appartiene a un ruolo può fare tutto ciò che possono fare gli utenti dei ruoli inferiori. In questo caso è più facile perché una volta che io so il ruolo so in automatico a cascata tutto ciò che può fare, non è molto fine come granularità di gestione, perché io non posso dire tu puoi gestire l'azienda ma non puoi gestire i sensori, non posso, però è un compromesso tanto per partire, poi si può sempre rendere più complicato. Allora io ho pensato che potrebbe esserci un ruolo qua, li ho numerati da 0 a 4, mi erano venuti in mente 5 ruoli possibili, dove 4 è visitor, l'utente anonimo, l'utente non registrato, cosa può fare? Poi c'è l'utente normale, ruolo 3, che è l'utente registrato. Il ruolo 2 è il responsabile di una certa sede dell'azienda.
ruolo 1 è il responsabile dell'azienda e ho un ruolo 0 che è l'amministratore del sito, cioè uno che può far tutto, no, siamo noi, no? Che creiamo il sito, o noi diciamo così che gestiamo il servizio, non è il webmaster necessariamente, no? Però il gestore del sito, cosa succede? Che io ho il sito Energy Community, arriva da me un'azienda. Allora, solo io, tra virgolette, solo l'utente di ruolo 0 può creare una nuova azienda nel database. Non è che l'azienda si crea da sola, non è che si registrano da soli. A differenza di un sito community in cui ciascuno si registra per sé, qui abbiamo una struttura gerarchica in cui io devo registrarti solo dopo che hai pagato. Dopodiché io ti registro, registro la tua azienda, registro te come utente e ti assegno il ruolo 1. Se sei l'amministratore dell'azienda o mi dici tu a chi assegnare il ruolo 1. Questo amministratore dell'azienda quindi può entrare e può, ha certe funzionalità. Adesso dobbiamo decidere, ma decidiamo adesso, le sedi dell'azienda, chi le definisce? Lasciamo che l'amministratore dell'azienda definisca lui le sedi, quindi diamo a lui il privilegio di aggiungere sedi, oppure le faccio io, le fa comunque il gestore del sito, le sedi. E questo chiaramente è un trade-off, nel senso che se lo devo fare io, normalmente mi faccio pagare per farlo, nel senso che va bene, c'è un certo prezzo se hai due sedi, ce n'è un altro se ne hai cinque. E te la gestisco io quando ne aggiungi le togli. Se no ti do il diritto di fare, aggiungere e togliere e te lo gestisci tu. Definire qual è l'utente responsabile della sede. Ma non lo fa di sicuro l'amministratore del sito, lo fa il responsabile dell'azienda. Perché se poi una persona va via e ne arriva un'altra, devo nominare un responsabile di sede diverso, a me cosa importa? Creare nuovi utenti, lo fa il responsabile dell'azienda, non è che ogni singolo nuovo utente deve andare al gestore del sito Energy Community. Quindi creare nuovi utenti, registrare un nuovo utente è un privilegio che può avere il responsabile dell'azienda, oppure il responsabile della sede dell'azienda, che poi lo dobbiamo decidere. Sono entrambi leciti, entrambi possibili. Quindi l'esercizio che possiamo fare è provare ad appiccicare a ciascuna delle funzioni che abbiamo visto prima un numerino da 0 a 4 che dice qual è il livello minimo di privilegio che devi avere per poter accedere a quella funzione. Questo non risponde ancora alla sua esigenza del tipo io voglio sapere se, può interessarmi sapere se questa qui è la segretaria oppure è un responsabile tecnico, perché non ci serve per decidere che cosa può fare, no, all'interno del sito. Può essere un'informazione in più che magari usiamo in altre parti del sito, ma non per bloccarlo. Certo, ma manca, e la tabella utenti ha bisogno di tanti altri bei campi. Ok, e una prima grossa. Vabbè, noi sappiamo che 0 può far tutto, anche se non gliene frega niente di far tutto, cioè, a me interessa andare a modificare le proprietà di un display che contiene un sensore, essendo io l'amministratore della community, no. Ma è giusto che io lo possa fare, perché se poi il mio utente fa casino, non riesce più a modificare, non è capace, per poterlo assistere io devo poter avere, diciamo, il diritto di entrarci dentro. Quindi è sottinteso che l'utente 0 può far tutto, quindi non scriviamolo neppure. L'utente 4, che cosa può fare nella nostra mappa funzionale? Ah, ci manca ancora una cosa, che era troppo ovvia. Se siamo dimenticati, era home page. No, ci dovrà essere un home page da qualche parte. Allora, di questa mappa che cosa può fare un utente di tipo 4, cioè utente non registrato all'azienda? Quando apro una sessione ho il mio session bin che viene inizializzato, non ho ancora fatto il login, dentro session bin ci sarà role uguale 4. Lo inizializzo così il mio bin. Poi se lui fa il login, gli darò dei ruoli più privilegiati.
Allora, nella nostra ottica il 4 può fare solo l'home page, deve arrivare al sito, e dall'home page mi pare che l'unica funzione che può fare è quella di login. O abbiamo altre funzioni pubbliche da esporre? Vedere la lista di aziende, mannaggia, non c'è. Dobbiamo aggiungerla. Aziende registrate, inserisci, visualizza, elenco aziende. È una buona idea, non c'era, e questa la possiamo rendere pubblica. Oh, non questa. Ah. Aspetta un attimo. Visualizza, elenco aziende. Utente 4 lo può fare. Poi magari in realtà quel 4, a seconda che, cioè quel visore delle aziende, a seconda che io sia un utente 4 o che sia un utente più privilegiato, mi fa vedere più o meno dettagli. Ma questo ce ne preoccuperemo quando creeremo la pagina. Qui a me non viene in mente altro da permettere a un utente, sì, in realtà potrebbero esserci una serie di pagine informative che lui può navigare, spiega chi siamo, cosa facciamo, quanto costa il nostro servizio, cose di questo genere. Quindi questo qua lo possiamo mettere nell'home page, a fianco dell'home page, arrivo, pagine, sì. L'idea è che il responsabile dell'azienda registri i propri utenti. È il modo più semplice per essere sicuro che un utente che si registra in un'azienda effettivamente lavori per quell'azienda. Altrimenti bisogna inventare un meccanismo di registrazione a due passi, in cui l'utente si registra, questa registrazione viene inviata un messaggio al responsabile dell'azienda, il quale deve confermare oppure no che è tizio. E poi come fa a confermare che è tizio quando gli ha dato un nome e un cognome che potrebbe essere quello di un dipendente reale, ma lui non lo è? Allora, sì. Ogni azienda potrebbe creare allora, il responsabile dell'azienda potrebbe creare una serie di cruscotti predefiniti per i propri utenti, in modo da evitare che, sto anche ripetendo per registrazione, in modo da evitare che ogni utente debba ricrearsi da zero le stesse cose. Peccato che è una buona idea. Questo non lo impedisce, nel senso che io posso creare un nuovo cruscotto, aggiungere. Mi servono due funzionalità, una quella di scegliere cruscotti già creati da altri, che ovviamente poi non potrò modificare, ma potrò voler visualizzare. Ma a monte ho il database che mi manca, perché nel modello dati che avevamo fatto la settimana scorsa c'era una relazione utente-cruscotto. Vabbè, però nulla vieta di andare attraverso quella relazione a prendere gli altri cruscotti fatti da altri utenti della stessa azienda. Dovrei solo dare un attributo in più al cruscotto che dice pubblico o non pubblico, perché avere l'elenco di tutti i cruscotti fatti da tutti è spazzatura. Dell'amministratore d'azienda. Sì, però tutti quelli dell'amministratore d'azienda. Allora, quello che è emerso da questa discussione è utile che esistano dei cruscotti pubblici. E questa è una funzionalità. Quindi bisogna aggiungere nel database un campo, anche solo un booleano, pubblico o non pubblico. Dopodiché, a parte, si può decidere un determinato utente, allora, chi può creare cruscotti pubblici, allora lo possiamo dire qui, gestione cruscotti, aggiungi cruscotto, modifica proprietà del sensore, bla bla bla, crea un nuovo cruscotto, può essere, definisci, cioè, rendi pubblico il cruscotto oppure privato. Fa parte, non fa parte del crea, fa parte del modifica, quindi mettiamolo qua.
rendi pubblico o privato il cruscotto. A questo punto si può decidere, ma è una scelta indipendente, se questa funzionalità, rendi pubblico o privato un cruscotto, sia accessibile a tutti gli utenti 3, o solo ai 2, o solo agli 1, ma è indipendente. No? Possiamo decidere in entrambi i modi. Viceversa, manca una funzionalità che è quella di cerca un cruscotto pubblico. Che è una rogna, perché sì, nel database no, non... servono due funzioni. Uno è avere l'elenco dei cruscotti pubblici a cui io ho accesso. E che cosa voglio dire io ho accesso? Dobbiamo ancora definirlo. Tendenzialmente saranno quelli della mia azienda, o solo quelli della mia sede, o quelli della mia sede se sono utente 3, ma quelli dell'azienda se sono utente 2. Boh, da decidere. E poi serve un'altra tabellina in cui nel database mi ricordo quali utenti pubblici lui vuole visualizzare, se non va a cercarlo ogni volta. Io mi sto immaginando nell'interfaccia utente da qualche parte dove c'è l'elenco dei cruscotti che lui ha definito, e cliccando sull'uno, sull'altro, sull'altro, li cambia e aggiorna il cruscotto. E nel caso in cui ne usi degli altri, devo cercarli e poi dire ok, gli metto la stelletta, cruscotto preferito. Eh? E quindi serve, uno visualizza cruscotti pubblici, marca un cruscotto pubblico come preferito, o marca oppure smarca ovviamente. Questo vuol dire che servono altre due funzionalità, una microscopica, visualizza elenco dei miei cruscotti, che comprende quelli definiti da me più i preferiti, quelli definiti da altri ma che ho marcato come preferiti. Dove è finito? È morto. Visualizza elenco cruscotti pubblici, cruscotti personali definiti da utente o preferiti, definiti da altri ma marcati come preferiti nella funzionalità di ricerca precedente. E poi serve ancora una funzionalità che è imposta, scegli il cruscotto da visualizzare in questo istante, tra quelli visualizzati nell'elenco precedente. Io mi sto immaginando due colonne, nella colonna di sinistra c'è l'elenco dei nomi dei cruscotti, nella colonna di destra grande ci sono i sensori. Clicco su un'altra cosa, ricambio la pagina, sulla destra è un modo di vederlo, non è l'unico. Oppure c'è una tendina che mi permette di scegliere, i modi di implementarlo sono 100.000, ma logicamente mi serve quella funzionalità. E qui stiamo aggiungendo, purtroppo questo giochino è troppo facile. L'appetito viene mangiando, aggiungiamo cose, no? Allora, ma nei post posso mettere le immagini? Nel post posso nominare l'altro utente in modo che gli arrivi la notifica? Come si chiama? Taggare un utente? È facile qui, no? Il problema è che dietro ciascuno di questo, come minimo, ci sono 2-3-4 pagine JSP, minimo. E con tutti i bin che comportano. Allora, ma va bene, perché in questa fase stiamo analizzando il problema nel suo complesso e stiamo anche capendo che cosa abbiamo sbagliato o che cosa ci siamo dimenticati, che cosa non potevamo prevedere nel disegno del database. Quindi stiamo mentalmente, per il momento, ma poi dovremmo non dimenticarcelo, aggiungere quei campi nel database o quelle tabelle di cui si è parlato per supportare queste funzionalità. Poi le funzionalità non è detto che le dobbiamo rilasciare tutte nella versione 1 del sito. No, a un certo punto dovremo poi anche, magari mettiamo dei marcatori diversi per dire prioritario o non prioritario, importante o non importante. Lo mettiamo nella versione 1, nella versione 2, nella versione 3 del sito. No? Altrimenti uno ci mette 10 anni di sviluppo e quando arriva oramai il sito è perduto, quindi dovremo poi definire quali sono le funzionalità minime che vogliamo inserire nella prima versione del sito.
e altre che possono aspettare. È giusto pensarle tutte adesso, perché il database poi è meglio non toccarlo più. Perché è meglio progettare da subito il database in modo da, tanto sommato, costa abbastanza poco aggiungere un campo, aggiungere una relazione, aggiungere una tabella. Ma già pensando all'insieme delle funzionalità più ampie della versione 10.000, non ci riusciamo, della versione 3 almeno. Perché poi toccare il database è doloroso, perché quando ho già dei dati dentro, aggiungi una tabella, aggiungi una colonna, devi andare ad adattare, andare a controllare, devi modificare tutti i bin che accedono, tutte le query che accedono, fa male. Quindi meno in futuro, più riusciamo a creare un database che non sia da toccare, se non magari aggiungere delle parti, ma non modificare le tabelle esistenti, meno male ci faremo nel futuro. Quindi vale la pena di pensare un pochino in grande, anche se sappiamo che nella versione 1 non ci sarà tutto. In realtà poi è molto difficile decidere esattamente cosa ci sarà nella versione 1. Normalmente si definisce quali sono un insieme minimo, minimo, minimo di funzioni che ci devono essere assolutamente, poi si definisce un tempo, una data di scadenza, e nella versione 1 ci sarà tutto ciò che si è riusciti a fare entro quella data di scadenza. Bisogna di fatto mettere in ordine di priorità tutte queste cose, dando un ordine, facciamo prima questo, poi l'altro, più andiamo avanti meglio è. Ma a un certo punto chiudiamo e rilasciamo il sito. Va bene. Quindi qui può continuare il giochino di aggiungere i numeri 1, 2, 3, 4 alle varie funzionalità. Se vi fidate lo posso provare a fare io, così domani vi faccio vedere un punto di vista possibile, solo perché non abbiamo più tempo, non perché voglio privarvi del piacere. E da domani continuiamo facendo il passo successivo. A questo punto queste cose sono tutte funzionalità che vanno, ciascuna di queste è un bottone, un link, una view, e quindi dobbiamo immaginare come metterle insieme, perché non sono in ordine sparso, e quindi creare i percorsi di navigazione. Ce ne occupiamo domani mattina. Salviamo questo.